I russi hanno sfondato parecchi giorni fa e nessuno ci ha avvisato. Siamo circondati. Sergio, mare vedremo mai le montagne nostre. Io ho sempre amato dire che La Seconda Via, più che un film di guerra, è un film di uomini nella guerra. Penso che già questa definizione sposti il campo. Gennaio 1943, fronte russo. La compagnia 604 attraversa la steppa. Cale il buio e alle prime luci dell'alba gli alpini rimasti sono solo sei. È una delle pagine della storia riportata sui libri, ma ancora poco studiata, mai raccontata prima d'ora in un film. A farlo ci ha pensato il regista Alessandro Garilli con La Seconda Via. È un film con una forte impronta onirica, intimista. Ho cercato di stare vicino a questi sei protagonisti che attraversano la steppa durante una lunga notte, e in questa lunga notte c'è la dimensione del sogno che entra dentro il piano della realtà, a sua volta subentra il ricordo, i confini iniziano a fluttuare fra di loro e si inizia a perdere la normale percezione del tempo. Cosa che succedeva regolarmente ai ragazzi, io dico ragazzi perché avevano la maggior parte tra i 18, no, i 25 anni, che hanno affrontato la ritirata di Russia. Da una parte c'era questo cammino nel deserto, quindi un cammino in uno spazio sempre uguale a se stesso, e quando l'uomo cammina all'interno di uno spazio che è sempre uguale, quello era uno spazio bianco di giorno e di notte, l'uomo piano piano inizia a rifugiarsi nella propria testa per sopravvivere, e quello spazio infatti da fisico inizia a diventare uno spazio mentale, io dico da fisico a metafisico. Questo mi interessava molto, mi intrigava molto, ho trovato in tantissime testimonianze dei reduci questa sensazione, no, di perdita della percezione del tempo, e tantissime anche negli scritti proprio. Ad esempio Egisto Corradi nella Ritratto di Russia dice: ormai siamo usciti dal tempo, no? Diceva che nella sacca il tempo non esisteva, esisteva solo la luce e il buio, lui dice. Christopher Moscione-Negri ribadisce sempre: ormai siamo usciti dal tempo, e Mario Gonisterna, in un passaggio molto bello del Sergente della Neve, dice: c'era la guerra, proprio la guerra più dura dove ero io, ma io non vivevo la guerra, vivevo cose che sognavo e che ricordavo e che erano più vere della guerra. E quindi La Seconda Via è andata in quella direzione. Il titolo del film da proprio questo tipo di accento, perché da una parte c'era la prima via, cioè quella dei passi veri in mezzo alla neve, e dall'altra c'era la seconda via, cioè la via mentale che queste persone hanno percorso. La Seconda Via ha richiesto un lavoro di elaborazione lungo ben 16 anni. Il primo Chuck, un mese prima dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo. Un film che vuole far riflettere, un film in cui i fatti della storia si fondono con l'essere umano, che in mezzo a tante privazioni si ritrova a comprendere l'importanza di ciò che aveva, un film che trasuda di fatica e dolore. È stato molto toccante perché io ho lottato molto per arrivare a realizzare questo film, quindi sono stato in quelle terre, in Russia, in Ucraina, e vedere che dopo 80 anni di nuovo i girasoli tornavano a macchiarsi di sangue per me è stato forte, perché io invece nel film ho cercato di passare invece le vie della pace e della fratellanza, che erano le famose vie che i reduci conoscono molto bene, proprio perché loro erano stati privati della pace e della fratellanza. L'uomo capisce sempre un po' troppo dopo quello che aveva prima, no? Diventa cieco, capisce cosa significava vedere. Diventando più vecchi capiamo meglio cosa significava essere giovani. Durante la pandemia abbiamo capito molto bene cosa significava anche solo non avere la libertà di dare un abbraccio, no? E quindi noi capiamo come uomini spesso molto bene proprio le cose quando ne veniamo privati. E quei ragazzi erano stati privati della pace e della fratellanza, ed è per questo che Nelson Cenci spesso mi diceva: vedi Alessandro, specialmente chi ha molto sofferto può insegnare quali siano le vere vie della pace e della fratellanza, proprio perché ne erano stati privati. E quindi io, il mio grosso augurio, specialmente in questo tempo, è che La Seconda Via, nel suo piccolo essere film, però possa contribuire a quelle vere vie della pace e della fratellanza. La Seconda Via è prodotto da Quality Film e Angelica Film, con RS Production, in collaborazione con Rai Cinema.
Ugo Piva, Nicola Adobati, Sebastiano Bronzato, Simone Coppo, Giusto Cucchiarini, Stefano Zanelli sono i 6 attori protagonisti, a cui si aggiunge la partecipazione straordinaria di Neri Marcorè con Nina Pons, Anna Orso, Melania Dalla Costa. Un film non semplice da interpretare, che ha profondamente cambiato sia il regista che gli attori stessi. Io per molto tempo, quando ho iniziato a scrivere il film, mi domandavo se sarei stato in grado di capire il dolore di quelle persone. Prima dicevo, come puoi, Alessandro, scrivere un film sulla ritirata di Russia se non sei in grado di capire il dolore di quei ragazzi? E oggi che la sceneggiatura è finita, che è stato realizzato anche il film, la sceneggiatura tra l'altro è rilegata, è alta così, no? Ma quando io la guardo a me sembra una montagna per quello che ho scalato. E lì dentro la risposta a quella mia prima domanda, se sei in grado di capire il dolore di quelle persone, è che capire il dolore degli altri è difficile, spesso è impossibile, ma tentare di farlo ti aiuta a crescere tantissimo. E questo è stato il grande regalo che ha fatto a me come uomo la scrittura della Seconda Via, e che spero possa fare a tante persone che vedranno il film. Il fatto comunque di affrontare davvero, non a quei livelli, ma comunque affrontare il freddo, la fatica di stare in quelle situazioni, di avere comunque veramente pochissime alternative su sopravvivere, sul camminare, sul nascondersi, sul comunque essere sempre attaccati alla vita con quelle pochissime cose che avevano loro, è un confronto che non siamo abituati a fare noi comodi nella nostra vita, insomma, quotidiana, che ha i suoi problemi, ma di sicuro non raramente raggiunge quel livello di urgenza, di necessità, di assenza di comodità o di cose basilari per sopravvivere. E questo sicuramente mi ha messo nelle condizioni di rendermi conto quanto effettivamente siamo fortunati a giudicare dall'altra parte certe situazioni che accadono. E questa è una cosa che va tenuta presente. Siamo molto più fortunati delle persone di cui parliamo. Questo sicuramente. Avevo dei cenni storici, scolastici, quindi era tutta una questione di molto, molto concettuale, molto proprio teorica, no? E invece quando ho letto la sceneggiatura sentivo già un'intimità diversa, non sentivo delle date, dei luoghi, sentivo l'uomo. E lì è una responsabilità, è, insomma, bellissima, cioè è un regalo. E allo stesso tempo è stato un lavoro faticoso ma straordinario, appunto, che ha regalato un'esperienza, cioè oltre appunto a quei cenni storici e basta scolastici che avevo, in realtà abbiamo vissuto un'esperienza, perché poi comunque lo eravamo davvero, noi in mezzo alla neve con i vestiti di un certo tipo, ovviamente avevamo poi lo spazio nostro, il rifugio, certo, l'hotel, queste cose qua, che, come attori. Ma già stare sul set per un po' di ore, dicevo, come facevano? Cioè, come prima ne parlavamo, come facevano questi a stare tutte queste ore in viaggio, vestiti così? Lì cambiano proprio il punto di vista di leggere, di avere dei cenni storici o vivere l'esperienza, anche per pochissimo, in una situazione diversa che è cinematografica, cambia proprio il tuo punto di vista. Contribuire a dar voce all'emotività di questi alpini e ad entrare nei loro spazi onirici e scenici e la musica. Un lavoro a quattro mani di Elisabetta Garilli e Francesco Menini, un lavoro profondo nel quale la musica diventa silenzio. Non è semplice scegliere le armonie per questo film. Non l'è stato per niente. È stato un lavoro molto profondo e difficile. Ma io ad un certo punto ho capito che come donna rappresentavo le donne, rappresentavo la parte femminile, quell'attesa, quella dimensione di amore che le donne sanno dare. E ho capito che non ero la sorella di Alessandro Garilli, in quel momento lì ero una compositrice che investiva un ruolo importante e forse dava voce a tutte le donne.
Per questo sento che anche avere, come dire, una firma in questo momento come donna su un film voglia anche dire qualcosa d'altro, che ci sia scritto qualcosa d'altro. Ed è stato un lavoro veramente a quattro mani con l'altro compositore che nomino, che si chiama Francesco Menini, e ha dato anche lui cuore, anima e cervello per poter far sì che questo film volasse. È stato un lavoro profondissimo. E nomino anche le voci della SAT, che in questo film entrano in maniera molto profonda, importante. Nomino le parole del maestro Mauro Pedrotti, che ha preso un corale di una donna, scritto, e lo ha studiato, fatto studiare, fatto interpretare in una maniera profondissima. La seconda via, nelle sale cinematografiche, dal 26 gennaio.